Buongiorno e bentrovati alla nostra rubrica Zoom sulla città. Oggi siamo con il sindaco Gaetano Manfredi per fare il punto dopo un anno di attività della giunta. Bentrovato, sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo del patto per Napoli e dei progetti del PNRR. Adesso che è cambiato il governo, lei pensa che ci saranno modifiche di rotta? Non credo che ci saranno cambiamenti, ovviamente dobbiamo instaurare un dialogo istituzionale con il nuovo governo. Il patto per Napoli rappresenta una norma che è stata approvata in finanziaria, che poi non riguarda solo la città di Napoli, ma anche tanti altri comuni che avevano grandi difficoltà economiche. Quindi io sono fiducioso che non ci siano cambiamenti sostanziali nell'indirizzo politico del governo centrale, anzi che sarà possibile discutere e confrontarci per migliorare ulteriormente la norma e la parte regolatoria, che è molto importante, oltre alla parte economica. Per quanto invece riguarda il PNRR, noi siamo nella fase di dover bandire tante gare che sono legate ai progetti che sono stati finanziati. Il Comune di Napoli è stato tra i comuni, grazie a quello che abbiamo fatto in quest'anno, che ha ricevuto più finanziamenti a livello nazionale. Ci stiamo però scontrando con le difficoltà dell'incremento dei prezzi legati all'inflazione, alle crisi dell'energia, che chiaramente determina una variazione del quadro economico dei progetti e quindi la necessità di una serie di revisioni su cui è obbligatorio un intervento dello Stato centrale per garantire la sostenibilità economica degli interventi. L'attuazione dei progetti, sindaco, richiederà un aumento della forza lavoro. A breve ci saranno circa 1.400 assunzioni al Comune di Napoli, poi c'è il concorso, altri 500 posti in Asia. In che modo questo inciderà, sulla qualità dei servizi al cittadino? Ma questa è la precondizione. Il Comune di Napoli e le sue partecipate hanno subito negli ultimi 10 anni una perdita di forza lavoro enorme. Il nuovo concorso per il Comune, che si sta insomma realizzando, rappresenta veramente un'occasione storica perché ci consentirà di poter reclutare personale giovane, qualificato, anche con competenze che oggi sono veramente molto scarse nel comune, cioè ci sono poche persone, penso ai tecnici, agli informatici, ai vigili, a tanti altri ruoli rispetto ai quali è necessario inserire nuova forza lavoro. È chiaro che dopo che noi abbiamo inserito queste persone, il possibile miglioramento dei servizi e dell'offerta che noi facciamo ai cittadini sarà conseguente. Pensiamo alla possibilità di tenere aperti tutti gli uffici delle municipalità, oggi impossibile perché non abbiamo personale, al miglioramento del controllo della sicurezza in strada con più vigili urbani, miglioramento dei servizi scolastici con più maestre, la possibilità di realizzare i progetti del PNRR che altrimenti sarebbero, diciamo, molto più difficili senza personale tecnico. Sindaco, di recente è partito un programma di lavori in Villa Comunale e c'è anche in cantiere di intervenire su tutte le aree verdi della città. Sì, noi stiamo facendo degli interventi di manutenzione straordinaria. In Villa Comunale è stata riattivata l'irrigazione, sono stati puliti i viali, pulite le caditoie e mantenuto un livello diciamo, di decoro del verde che era indispensabile. Lo stesso lo si sta facendo in altre aree verdi e nel frattempo sono praticamente pronti i progetti di ristrutturazione più complessive sia dell'illuminazione che una forte ripiantumazione, una manutenzione straordinaria della parte arborea che interesserà molti parchi della città, a partire dalla Villa Comunale e dal Virgiliano per continuare poi negli altri parchi, sia quelli di competenza comunale che delle municipalità. Qualcuno già si sta lavorando, qualcuno è già stato inaugurato, quindi questo è un piano che nei prossimi 2 anni interverrà praticamente su tutte le aree verdi della città. Passiamo ai trasporti, metro linea 1, che tempi sono previsti per i nuovi treni? Noi siamo nella fase conclusiva dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Anfisa e il nostro augurio è che i treni possono andare in linea nel mese di ottobre e quindi questo si stanno facendo gli ultimi interventi che sono stati richiesti a livello centrale perché noi dobbiamo considerare che i nuovi treni
opereranno su una rete che nella parte collinare a 30 anni. Quindi questo ci ha costretto a dover fare anche degli interventi di manutenzione straordinaria sui sistemi di controllo, sulle banchine, per poterle adeguare a questi treni di ultima generazione. Quindi io credo veramente siamo allo sprint finale, tra poco i cittadini cominceranno a vedere i nuovi treni. Bagnoli è un'area strategica per la città. Di recente il comune ha ottenuto la cancellazione del debito. A che punto sono i lavori della cabina di regia? Io mi sono insediato come commissario a marzo, quindi da allora abbiamo da un lato fatto un grosso sforzo che si è concluso positivamente per la conclusione del contenzioso giudiziario che significava gravare sulle casse del comune. Noi eravamo stati condannati per circa 100 milioni in una delle tante cause che erano in corso, quindi questo debito è stato cancellato alla fine con un'attività di concertazione con tutte quelle che erano i soggetti pubblici che erano coinvolti. Questo ovviamente ci consente di accelerare su tutte le procedure. Sono in corso le due gare di bonifica più grandi a terra, quindi sia dell'orto fondiario che del parco dello sport. Stiamo accelerando anche sugli usi temporanei per poter consentire ai cittadini di poter cominciare ad usare alcune parti dell'area di Bagnoli che è già bonificata. E la grande sfida è la bonifica a mare. Una delle priorità della sua amministrazione è stata sin da subito la lotta all'evasione, anche per avere più risorse da destinare ai servizi. Ci spiega qual è la strategia? Napoli purtroppo ha questo triste record dell'evasione delle tasse locali. Anche gli ultimi dati ci dicono che nel recupero delle tasse del 2021, a fronte di alcuni comuni che hanno incassato qualche milione di euro, qualche centinaia di migliaia di euro, il comune di Napoli ha incassato poco più di 3.000 euro. È stata bandita una gara per l'esternalizzazione della riscossione coattiva, che è uno dei punti dell'accordo legato al patto della legge, diciamo, il patto per Napoli, e entro fine anno dovrebbe essere aggiudicata la gara. Questo ci consentirà una forte informatizzazione del servizio, la riorganizzazione di tutte le banche dati, l'incrocio, quindi con la possibilità di incrociare una serie di dati anche anagrafici per ridurre proprio questo fenomeno dell'evasione e fare in modo che tutti paghino e possano poi pagare anche di meno. Sindaco, lei ha conservato la delega alle politiche culturali. Nel suo incontro a marzo al Mercadante ha parlato di dimensione trasversale della cultura. Allora, qual è l'idea e quali sono le prossime iniziative? In primo luogo, io ritengo che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale a Napoli, prima cosa perché rappresenta un modo per rafforzare l'identità della città. Poi chiaramente ha delle ricadute molto importanti dal punto di vista economico, considerando la forte vocazione turistica di Napoli, e dal punto di vista anche sociale, incrociandosi con la parte educativa, con il lavoro delle scuole. Fino ad oggi noi abbiamo, grazie alle risorse che siamo riusciti a mettere in campo, abbiamo ripreso un'attività di tipo culturale, quindi che ha la caratteristica di incrociare tutti i vari generi, mettendo insieme musica, teatro, danza, con spettacoli nella maggior parte dei casi gratuiti, distribuiti in tutta la città, non solo nel centro turistico, ma anche nelle diverse municipalità, con una partecipazione enorme da parte dei cittadini. Abbiamo ripreso ad accogliere grandi eventi a Napoli, pensiamo ai grandi concerti, anche ai grandi eventi sportivi, perché questa è un'occasione anche per creare turismo, di stagionalizzare la stagione turistica e attrarre, quindi creare economia per la città e lavorare anche su una rifunzionalizzazione dei musei comunali, dei siti storici comunali. Abbiamo due progetti significativi di restauro, sia del Mascangiuino che di Castel dell'Ovo, con cui proprio in queste settimane abbiamo firmato la nuova convenzione con il Demanio e con il Ministero della Cultura, una convenzione che era scaduta da anni e che non era stata più rinnovata, che consente quindi di poter intervenire sul Castel dell'Ovo, così anche sul PAN. E quindi questo ci consentirà di migliorare anche l'attrazione di mostre e di avere un'offerta che sia ancora più integrata, ancora più qualificata. Come diceva lei, il turismo tocca tutte le stagioni, tutti i quartieri, adesso ci si prepara al Natale.
Sì, il Natale, noi abbiamo un ottobre ancora molto con grandi presenze turistiche, anche legate poi agli eventi che abbiamo programmato, tra cui anche l'ATP, il torneo di tennis internazionale che ci sarà alla Rotonda Diaz, ma già ci stiamo preparando per il Natale, dove ci sono già prenotazioni importanti, quindi ci saranno una serie di spettacoli sia nell'area di Piazza Plebiscito, ma anche nelle varie municipalità che toccheranno vari aspetti insieme a quello che è il grande programma che abbiamo messo in campo, il finanziamento del Ministero sull'arte, sullo spettacolo nelle periferie, e questo rappresenterà una ci saranno una serie di eventi che accompagneranno anche questa parte turistica, perché ci aspettiamo anche nel periodo natalizio, tra dicembre e gennaio, una presenza significativa di turisti a Napoli. Molo San Vincenzo e Real Albergo dei Poveri, due progetti che sono al centro del lavoro della sua giunta. Sì, il Molo San Vincenzo, noi abbiamo finalmente firmato questo accordo che si sta proprio formalizzando per i dettagli operativi con la Marina Militare, con l'autorità portuale per l'accesso a Molo San Vincenzo. Già si stanno facendo delle visite guidate, ma poi insieme all'autorità portuale, che è proprietaria, diciamo che è responsabile del sito, di poter poi anche gestire un piano di valorizzazione. Albergo dei Poveri c'è un finanziamento importante, si sta lavorando sul progetto per completare la fase di ristrutturazione dell'Albergo dei Poveri, che era già partita molti anni fa e poi a un certo punto interrotta, e per definire un programma di insediamento, quindi di attività che si possono realizzare nell'Albergo dei Poveri, che sia veramente un grande motore culturale, di recupero sociale e anche di sviluppo economico per quella parte della città. Sindaco, ad un anno dall'inizio del suo mandato, che bilancio sente di fare? Ma io, diciamo, sono soddisfatto del lavoro fatto. Ne abbiamo trovato una situazione assolutamente molto difficile, questi cittadini lo sanno. Non c'era un bilancio approvato, risorse zero in cassa, praticamente il dissesto che era stato praticamente nei fatti dichiarato. Siamo riusciti col Patto per Napoli ad evitare il dissesto, abbiamo cominciato a riorganizzare l'amministrazione. Abbiamo cominciato a rivalorizzare quelle che sono le partecipate, sia con il concorso e con l'organizzazione dei servizi che verrà messa in campo nei prossimi mesi. Cioè, c'è tanto ancora da fare rispetto a quelle che sono le necessità e le esigenze della città. Scambiamo per un momento i ruoli. C'è qualcosa che lei vuole chiedere ai cittadini? Ma io, diciamo, chiedo ai cittadini partecipazione, collaborazione. Ovviamente critica, perché il cittadino giustamente ha il diritto-dovere di poter criticare, ma anche un impegno forte per il rilancio della città. Questa città si rilancia e sta rinascendo, lo si può toccare con mano, solo se c'è un grande patto tra i cittadini, le istituzioni, tra il pubblico e il privato, per fare in modo che tutti insieme possiamo veramente costruire progetti e realizzare progetti e visioni per il futuro di Napoli. Grazie, grazie Sindaco per essere stato con noi, Grazie. grazie a voi per averci seguito.